riteniamo, e in questo siamo al fianco dell'università e dei liberi professionisti, degli studiosi, a far sì che l'approccio metodologico e teorico di studio e di ascolto del patrimonio culturale possa sempre nutrire e sia da fondamento all'operatività, operatività che deve essere efficace, deve essere tempestiva, deve essere volutamente capace di portare delle scelte che diano garanzia anche di rispetto per quanto possibile della tempistica, ma che a volte sappiamo essere complicate, articolate. Come si è visto, i funzionari della soprintendenza che oggi hanno presentato delle esemplificazioni molto interessanti e variegate di interventi e di progetti, sono persone di esperienza e sono persone che vivono nei contesti delle comunità e che ascoltano. Quindi questo sforzo nella compenetrazione degli aspetti disciplinari con quelli di attenzione ai contesti, alle comunità e alle esigenze del territorio e dei comuni e degli enti locali, mi sembra davvero un bagaglio non solo professionale ma anche umano che a 7 anni dal sisma vogliamo portare avanti con orgoglio ma sempre con molta attenzione.